Buon venerdì ai nostri appassionati di cucina. Oggi torniamo dalla nostra chef Letizia Monaco per il consueto appuntamento con la cucina vegana e vegetariana, la sua specialità. Oggi siamo nel vegetariano però, giusto? Oggi siamo nel vegetariano per un piccolo particolare, però perché sennò la ricetta di suo sarebbe vegana, diciamo. Un piccolo particolare che possiamo anche eliminare, che sarebbe il formaggio, giusto? Sì, però ci serve per fare le chips, quindi se facciamo la ricetta senza chips, facciamo la ricetta vegana. Ok, perfetto, quindi insomma, in base alle vostre scelte potete adattare la nostra ricetta, che è cosa? Che è una vellutata di zucca al forno con latte di cocco, lemongrass e chips di couscous. Wow, che abbinamento! Mi piace questo abbinamento zucca-latte di cocco e si vede proprio che insomma la primavera è arrivata, perché abbiamo voglia proprio di gusti più freschi, anche un po' fruttati, esotici, poi il latte di cocco insomma. Poi con lemongrass ci sta particolarmente bene. Assolutamente sì. Allora Letizia, iniziamo. Di cosa abbiamo bisogno? Allora, di una zucca che noi abbiamo precedentemente cotto in forno in maniera tale da rafforzare un pochino il sapore, cioè un sapore un pochino più strutturato rispetto alla zucca cotta semplicemente in casseruola. Io adoro la cottura al forno, la faccio sempre così perché, come dici tu, è più dolce. Più dolce, un pochino più rotondo il gusto, proviamo così. E, latte di cocco, lemongrass, che in questo caso è in polvere, se la troviamo possiamo usare anche quella fresca, sono dei bastoncini lunghi che vanno sfogliati, dentro c'è un'anima morbida che va tagliata e messa in padella, che io preferisco, però oggi non sono riuscita a trovarla. Poi abbiamo del couscous che ho già cotto, semplicemente ammorbidando in acqua, e del formaggio grattugiato. Ok. Ci siamo. Allora, noi abbiamo cotto la zucca in forno, chiaramente l'abbiamo fatta prima perché ha dei tempi di cottura abbastanza lunghi, a seconda poi chiaramente anche di quanto la tagliamo grande. Non facciamo pezzi troppo piccoli perché sennò non ne tiriamo fuori niente. Infatti. Quindi lasciamola abbastanza grande. E, io però volevo cominciare a fare le chips di, così vediamo come si fa, perché poi la vellutata di per sé è molto sciocca da fare. Ok, perfetto. Okay. Allora, mi prendi il piatto lì sotto, questo così, procediamo. Che in realtà poi è molto facile fare anche le chips. Ok. Allora, mettiamo il couscous. Aggiungiamo un pochino di sale, poco. Sì. E un pochino di formaggio. Allora, aggiungiamo il formaggio perché fondamentalmente sarà quello che poi farà... Per le gare. Esattamente. Ok. Beh, non potremmo fare diversamente, Letizia, che mettiamo se no? Un po' di col. Allora, sicuramente esistono altri modi vegani, però poi magari li studio, poi vediamo un po'... Vediamo di fare anche le chips vegane. Chips vegane, ok, prossima sfida. Ah, diciamo che queste si fanno anche molto rapidamente. Mi prendi un cucchiaio, per favore? Allora, quindi padella antiaderente ben calda, immagino. Padella antiaderente calda. Allora, le compattiamo. Quindi praticamente compattiamo le nostre chips in padella, aiutandoci anche un po' con un cucchiaio. Ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, che stiamo realizzando delle chips di couscous che andremo ad utilizzare insieme ad una vellutata di zucca e latte di cocco. Quindi la nostra chef sta praticamente realizzando queste chips, ha mischiato del couscous precedentemente lessato, ammorbidito, con del formaggio, credo sia un parmigiano, vero Letizia? Sì. O comunque un canestrato di quelli morbidi. E niente, adesso le sta praticamente rigirando. Ed è un'operazione molto veramente... delicata. Sì. Allora, aspettiamo che un pochino si induriscano. Adesso la piastra non aiuta, come sempre. E queste sono morbide nel momento in cui sono calde, e quindi poi le facciamo indurire, un attimo indurire. Devo dire che sono una valida alternativa ai classici cestini di parmigiano, che magari tutti sappiamo fare, che non sono neanche tanto facili da fare, perché tendono, insomma, è un'operazione un po' più difficile. Invece aggiungendo il couscous, secondo me, diventa anche un po' più leggera. Come... Questo poi, tra l'altro, ecco, questo è couscous normale, però per esempio se usiamo couscous di riso oppure di mais potremmo anche renderlo, innanzitutto senza glutine, quindi... Infatti, anche gluten free. Esattamente. Però anche di mais, sai, infatti ci avevo pensato a usarlo, però non ce l'avevo a portata di mano. Mai visto però il couscous di mais? No? No. Lo dobbiamo fare. Sei di polenta però. Ah, che buono. Io adoro la polenta. A te non piace, vero? La mangio, però non mi fa impazzire. Io l'adoro la polenta.
Adoro anche la pizzetta di mais. Questa me l'ha insegnato il tuo compagno, me l'ha insegnato il tuo compagno. Il mio amico. Antonio Di Giovacchino. Che mi ha mandato gli auguri di compleanno con un'accetta in mano. Ricordi? Sì, sì, mentre... Certo, c'eri tu, non è che... Sfilettava, dai, un'accetta in mano, stava sfilettando. Perché te lo dico a fare, tu gliel'hai, cioè tu l'hai proposto, quindi lo sai bene. Esatto. Allora, in realtà la... Allora, ci siamo. Allora, li poggiamo qui. Però che casualità che il giorno del tuo compleanno io ero d'Antonio. Vedi? Ma è fantastico. Guarda, esatto. Esattamente. Esattamente. Allora, ci siamo, le poggiamo qui così si raffreddano. Sono belle. Esattamente. Già si sono indurite. Già si sono indurite. Noi le avevamo fatte anche prima e sono queste. Che belle. Queste sono un pochino più colorate perché chiaramente sulla fiamma viva della cucina vengono bellissime. Meglio. Bellissime. Queste quando sono calde le possiamo anche lavorare magari arrotolarle. Fare il cestino, quello che dicevo. Esatto, che anche fa... fare dei cannoli, insomma lavorarci un pochino e farle come vogliamo, dargli qualche forma. Ok, tanto poi si indurisce. Ok, allora, a questo punto procediamo con la zucca. Questo lo possiamo togliere. Allora, semplicemente andiamo a togliere le parti bruciate, diciamo. Bruciacchiate. Allora, un pochino danno un sapore amarognolo ed anche un brutto colore. Beh, perché poi dobbiamo chiaramente, esatto. Per cui andiamo a eliminarle e si elimina molto facilmente anche la buccia, vedi, proprio si spella facilmente, quindi anche per chi non sa sbucciare la zucca, questo è l'ideale. Allora, e cominciamo a metterle nel frullatore ad immersione, né più né meno. Questa l'abbiamo già pulita. Ok. Poi ovviamente, dicevo, questa operazione dobbiamo farla con la zucca calda oppure possiamo anche scaldarla successivamente. Possiamo anche scaldarla successivamente perché, allora, o ci aiutiamo con un cucchiaio, perché chiaramente zucca bollente va maneggiata, come vedi. Nel microonde, insomma. Nel microonde, oppure la rimettiamo un attimo in pentola e la riscaldiamo. Ok, allora. Qui ci siamo, allora aggiungiamo direttamente il latte di cocco. Bello denso questo latte di cocco. Bello denso, ne esistono tanti in commercio. Sì. Questo è particolarmente ricco di cocco e molto povero di acqua. Il tuo è ottimo, infatti ogni volta che lo utilizzi dico quanto allora, è bello. Aggiungiamo un pochino di lemongrass, a seconda di quanto lo vogliamo agrumato. Agrumato, buono, okay. Lemongrass, buonissimo. E cominciamo. Comunque sai che Antonio Di Giovacchino ce l'ha la pianta di lemongrass. Davvero? Sì. Sì, ce l'ha. Ha un giardino con tante erbette. Non la prossima volta. Anche che si coltivasse, però effettivamente sì. La prossima volta gliene rubo un po' e te la porto. Devo andare a trovare Antonio. Devi andare a trovarlo. Comunque è bravissimo a fare anche le verdure. Ma non avevo dubbi, guarda. Non avevo dubbi. Aggiungiamo un po' d'acqua. Sì. Il latte di cocco gli dà proprio quella consistenza. Allora, noi lo manteniamo cremoso, perché sennò poi come mettiamo le chips affondano. Okay. Quindi ce lo manteniamo bello cremoso e denso. Ok. Vuoi tornare a scuola, Letizia? Senti il vociare dei ragazzi che passano qui davanti. No. Neanche io. No. Vellutata. Ah, aggiungiamo ancora il latte di cocco? Allora, un pochino sopra. Sì. Un pochino d'olio. Il sale non abbiamo aggiunto per niente. Il sale non l'abbiamo aggiunto, però la zucca era salata, per quel motivo. Allora, e aggiungiamo le nostre chips. Che bello questo piatto, Letizia. Bellissimo. Sai che ti sono venute meglio le chips che hai fatto in diretta? Sì. Sì. Queste sono un pochino più dure, quindi adesso si prestano meglio. Okay. Che fredde.
È bellissimo, okay, questo piatto, veramente bello. Poi forse è anche buono, poi lo proviamo. Secondo me è buonissimo, infatti non vedo l'ora di assaggiarlo. Per cui salutiamo i nostri telespettatori, l'appuntamento con noi è per domani. Io nel frattempo mi dedico al piatto della nostra chef. Dobbiamo fotografare prima, non mangiare subito. Ci vediamo domani. Ciao. Il broccolo è un alimento d'eccellenza. A bassi livelli del colesterolo, è molto ricco di acido folico, di ferro e anche di calcio. Questo è importante per chi è intollerante al lattosio.